Salve a tutti, maniaci del collezionismo, e benvenuti in Figure Maniaci TV! Dopo aver recensito l'incredibile Doc Ock, non poteva assolutamente mancare il leggendario Green Goblin per la linea Marvel Legend dedicata al film Spider-Man No Way Home. Andiamo subito a vedere la scatola. Abbiamo qui di fronte il nostro Goblin bellissimo, anche i lati, fantastico. E nel retro abbiamo il nostro Goblin assieme al suo aliante. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirlo subito. Oh, ed eccoci qui con il nostro cattivissimo Goblin fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori e partiamo con uno dei miei caschi preferiti, che è veramente fantastico, quello del Goblin del primo film. Guardate che meraviglia, è qualcosa di pazzesco. Mi ha spezzato il cuore quando all'inizio di No Way Home l'ha spaccato e quindi ho immaginato che non l'avrebbe mai più indossato. Infatti mi si è proprio spezzato il cuore quella volta, ma questo qui lo andrò a esporre sicuramente con questo casco qui, perché è qualcosa di tenebroso e fantastico. Poi abbiamo la bombetta del nostro Goblin, non so se riesco a mostrarla perché è veramente piccola, eccola qua. È fatta anche molto molto bene. E poi abbiamo il suo immancabile aliante. Faccio un po' più di luce per farlo vedere meglio. Ecco qua, che è veramente bellissimo. E qui è articolato, si muove in questo modo qui. E guardate tutti i dettagli del nostro aliante, veramente fantastico. Guardate che spettacolo assoluto. E viene sorretto da questa basetta trasparente, molto semplice da inserire. C'è questo buco, è la palla più grande da inserire dentro. E viene fuori questa cosa pazzesca, come vedete può anche ruotare, lo potete posizionare dove volete. Questa qui è una cosa bellissima. E guardate anche qui i propulsori qui dietro sono dettagliati, ecco qua, guardate che meraviglia. E poi ci viene dato in dotazione queste cose qui che sono da inserire qua, ecco qui, in questo modo qui, una e due, per inserire i piedi del nostro Goblin, per farlo stare in piedi qui sopra. E qui, come vedete, è anche articolato in questo modo qui, spettacolo assoluto. Andiamo a vedere più nel dettaglio il nostro Goblin. Devo dire che qui Marvel Legend, dopo Doc Ock, ha fatto un altro capolavoro. Guardate che spettacolo la colorazione del nostro personaggio, veramente metallizzata, fantastica. Tutti gli accessori, l'armatura è veramente qualcosa di bellissimo. Qui abbiamo le lame, tutti sapranno cosa succederà nel film con queste lame, che sono in gomma morbida, quindi non rischierete di romperle in nessun modo. Sono dettagliate, guardate qui i dettagli dorati, bellissimi. E qui abbiamo una chicca, perché se non vogliamo il cappuccio possiamo anche toglierlo, basta rimuovere la testa in questo modo qui, sfilarla da davanti, ecco qua. Andiamo a inserire il nostro personaggio e qui abbiamo il nostro Norman Osborn senza il cappuccio, diciamo. Ma qua c'è un'altra chicca, perché se vogliamo possiamo rimuovere anche gli occhiali in questo modo qui, ecco qua. E guardate che meraviglia, la cosa più bella, guardate il volto. Ricordiamo sempre che è una Marvel Legend, una figura economica, ma guardate il volto, è pazzesco, è proprio ai livelli di SH, anzi se non meglio. Guardate che meraviglia, assomiglia proprio all'attore William Dafoe, è qualcosa di pazzesco. Stupendo, proprio veramente stupendo. E dato che ci siamo, proviamo anche la testa con il casco, eccola qua. E guardate che spettacolo, veramente qualcosa di pazzesco. Passiamo alle articolazioni del nostro Goblin. Può spondere giù, può andare su, può ruotare. Articolazione doppia qui al gomito, molto rigida. Rotazione qui al bicipite, il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti, può andare dietro benissimo. Non ha la butterfly joint. Le gambe si aprono perfettamente, possono andare avanti e possono andare indietro benissimo. Rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio, il piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, nessun piegamento qui alla punta. Guardate che spettacolo il borsello per tenere le bombe. Il busto può ruotare solo qui sopra e non qui sotto, solo qua sopra. Può guardare in avanti molto bene e indietro pure. La testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù molto bene e in su ancora meglio. Passiamo all'altezza del nostro Goblin, che misura 17 cm con il cappuccio. Poi sempre per la linea Marvel Legend andiamo a paragonare l'enorme Vulture al fantastico Doc Ock. Invece per la linea Ace Age Figures andiamo a paragonare lo Spider-Man di Tobey Maguire. Che se vi siete persi i loro tre video recensione li trovate qui in alto a destra e linkati qui sotto in descrizione. E per finire, come sempre, lo andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku, Sunrise on Earth e Ace Age Figures.
Passiamo ai voti del nostro fantastico Green Goblin, e qui Marvel Legends ha creato un'altra meraviglia, perché è qualcosa di pazzesco. Quindi io gli do un 9,5 pure a lui, perché se lo merita davvero. Non ho dato 10 per la mancanza di un paio di mani intercambiabili, almeno come avevano messo su Doc Ock, invece qui non l'hanno proprio messe. Per il resto questa figura è veramente pazzesca, perché la colorazione dell'armatura è qualcosa di incredibile, proprio bellissimo. E vi ribadisco che queste sono figure economiche Marvel Legends, quindi nulla a che fare con la cifra astronomica che ha fatto pagare Essence Figures per il suo Goblin da 150 e passa euro, che secondo me non li vale assolutamente. A questo punto con meno vi comprate questo Goblin qui, che la figura in vetrina la fa assolutamente. Le articolazioni della figura sono pazzesche, sono veramente incredibili. La somiglianza con William Dafoe del volto fa veramente paura in una figure Marvel Legends. Avere una testa così bella è qualcosa di incredibile. Ovviamente il casco del Goblin è una chicca in più inserita nella nostra figura, e mi ha reso molto molto felice, perché è il mio casco preferito. La bombetta, come vedete, si inserisce tranquillamente dentro la mano, proprio fatta perfetta per essere inserita. Quindi non so più cosa dire, non ho altro da aggiungere. Se siete gli amanti come me di Spider-Man, correte subito ad acquistare questa action figure. E mentre i nostri due incredibili cattivoni uccidono il povero Tobey Maguire, concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo che se volete acquistare queste action figure e tante altre, vi lascio qui sotto in descrizione il link di Multiplayer Club. Vi ricordo anche di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram, che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figurmania CTV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi!